Viviamo sapendo soltanto dei giorni difficili, segnati dalla paura e dall'incertezza. Ci auguriamo, davanti alle avversità, gli uomini non litighino tra di loro, come i famosi capponi di Renzo, ma scelgano di aiutarsi, mettendo da parte quanto ci può dividere e combattendo il divisore, e perché il bene comune sia l'unica preoccupazione che coinvolga tutti. E il bene comune non è il mio, è il nostro. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno, e questa è anche l'unica preoccupazione della Chiesa, che sta solo dalla parte delle persone, ad iniziare dai più deboli. Capiamo che ci si salva solo insieme e non scappando, ascoltando il salva te stesso che la paura e l'egoismo suggeriscono al nostro istinto. Sono giorni che rivelano quanto siamo deboli, come sempre in realtà, ma anche come facciamo finta di non essere. Abbiamo paura di qualcosa che non si vede, che può arrivare da chiunque, che può renderci tutti nemici potenzialmente, oppure tutti solidali, gli uni con gli altri. L'altro non deve essere mai un nemico, ma un alleato o qualcuno da aiutare. Un piccolo virus fa lo sgambetto alla nostra onnipotenza, e con questa cadono anche tante sicurezze. Capiamo anche qualcosa che la presunzione non ci faceva vedere, cioè che tutto ci riguarda, ed è folle credere di osservare il mondo intorno come da una bolla di sapone, espressione di Papa Francesco, come degli spettatori, assistendo indifferenti alle tante sofferenze che colpiscono uomini lontani da noi e da cui noi pensiamo di essere protetti. Poi arriva la malattia e ci scopriamo che siamo tutti uguali e tutti deboli, e tutti in questa unica casa comune. In questo c'è anche un'umiliazione dolorosa della nostra vanità, quella che ci ricorda il monito dell'austero simbolo delle ceneri con cui iniziamo il cammino della Quaresima. Memento, ricordati, sei debole, che in polvere sei e in polvere ritornerai. Questo non serve a spaventarci un poco per poi, come sappiamo, riprendere la vita di sempre, perché il cammino della Quaresima ci vuole portare ad una vera consapevolezza di quello che siamo, facendoci accorgere della fragilità, capendo quello che ci è necessario, necessario per davvero, e quanto anche Dio ama proprio il poco della nostra vita, la cenere della nostra vita, tanto che la fa sua e la rende grande ed eterna. Noi scappiamo dalla debolezza e ce ne accorgiamo solo quando siamo coinvolti direttamente, quando siamo raggiunti dalla paura e siamo costretti a fermarci, e non possiamo cioè più consumare la vita, e dobbiamo viverla come per davvero, non come la pornografia della vita ce la fa credere. Un poeta cantava di sentirsi in una folle corsa, tu c'hai una batteria, e non sappiamo verso dove, diceva, di essere nel buio quando il denaro che abbiamo non ci illumina. Quant'è vero, perché nella mia voce non c'è più eco, nei miei occhi è sceso un velo, nel nostro mondo non c'è più cielo, cantava e invocava, voglio luce e trovo il buio. Con questo poeta chiediamo, tu dammi la fede persa, l'azzurro il cuore versa, e di azzurro, cioè di acqua buona dell'amore di Dio, ne abbiamo tutti, tutti,
bisogno vitale. E terminava dicendo: io vorrei pregare, ma le mie mani non so unire. Ecco la Quaresima. E questo tempo così imprevisto che ci mette di fronte alla nostra debolezza e ci la fa capire forse un po' di più, che con tanta delicatezza e affetto ci aiuta a ritrovare la fede persa, persa nei tanti affanni, per qualcuno persa nel dubbio, nella fatica, nell'arrendersi di fronte all'incertezza. E la Quaresima ci aiuta ad unire le nostre mani per imparare a pregare, per affidarsi a Dio che le stringe le nostre mani, le unisce, le stringe alle sue perché ci ama. Ma cosa sta rimandando in noi? Fratelli, noi abbiamo paura spesso di fermarci per confrontarci con noi stessi, non con l'onnipotente io, ma finalmente con Dio, che conosce le profondità del nostro cuore più di noi stessi e che ci aiuta a capire chi siamo e cosa stiamo a fare in questa terra. Ma per farlo dobbiamo fermarci. La Quaresima non mette paura, anzi, ci libera dalla paura, perché aiuta a trovare quello che ci serve e la vera forza che ci protegge. Dio poi non castiga, non manda castighi, ma nelle avversità, il male è sempre frutto del male, mostra tutto il suo amore e con le sue mani trafitte prende le nostre mani per aiutarci a pregare, per guidarci nel cammino, per imparare ad aiutare gli altri, per risorgere con Lui. Perché il Signore non vuole che ci arrendiamo al male o che accettiamo il deserto, ma vuole che lo trasformiamo in un giardino, a cominciare dal nostro cuore. Gesù libera dalla paura, non mette paura. Infine, la Quaresima non è un rito esteriore, anzi esattamente il contrario. Ci libera dal vuoto dell'apparenza. L'abbiamo ascoltato nel Vangelo. Dice: non ti preoccupare, anzi non far vedere niente. Spesso nella nostra vita facciamo esattamente il contrario e pensiamo che quello che conta è quello che si vede, e anzi, se io faccio una cosa e non la faccio vedere non conta. Siamo un po' strani, poi in epoca digitale spesso conta solo quello che faccio vedere. Bene, il Signore ci dice: non far vedere niente, perché quello che conta è quello che c'è dentro, quello che conta è quello che sta nel tuo cuore. Infatti la Quaresima è un cammino molto personale, interiore, eppure che ci spinge verso Dio e verso il prossimo, incontro sempre nuovo e sorprendente. Possiamo pensare che non ci serve farlo, e non ne sentiamo la necessità. Guardate, è lotta per vivere la Quaresima, per affrontare il male, è la scelta di non accontentarsi, è la via che ci fa trovare il perdono, che non possiamo mai darcelo da soli, che dobbiamo al contrario ricevere da colui che non aspetta altro per donare la nostra vita. Questa Quaresima, che ci trova così umiliati e confusi, ci aiuti a prendere sul serio Gesù, a guardare con la sua compassione le tante sofferenze del mondo e a sentirla per la nostra vita, la compassione di Gesù. Le opere quaresimali sono sempre quelle, semplici, umili, concrete, per tutti, perché a tutti possibili. Servono per farci trovare, anche se sembrano una rinuncia, e sono legate tra loro e si praticano assieme e l'una aiuta l'altra.
Cioè, dice, io mi occupo della preghiera, ma l'elemosina, grazie, non lo faccio. No, no, facciamole tutte e tre. E fare tutte e tre le opere della penitenza quaresimale ci aiuta a viverle tutte e tre e a trovare noi stessi. Come in un cammino, non capiamo e non vediamo tutto subito. È un cammino. Come fa credere la finta rapidità digitale o un cuore ridotto ad apparenza. All'inizio può sembrare troppo faticose, che non ne capiamo il senso immediatamente, impazienti come siamo, ma poco alla volta queste tre opere della penitenza quaresimale ci daranno cuore e ci restituiranno a noi stessi. La prima è l'elemosina. Esercitati a regalare gratuitamente. Ed è meglio specificarlo. Gratuitamente, cioè senza condizioni, senza interesse, senza contabilità, senza ricompensa, fosse solo la gratitudine. E dona qualcosa di tuo. Non conta la quantità, ma che sia tuo. Cioè non il superfluo, che non ti chiede nulla. Impara, e non si smette mai di farlo, a dare in elemosina anche il cuore. Cioè ad amare come sai e puoi, con quello che hai e con tutto te stesso. Dona in elemosina, cioè poco alla volta. E poco alla volta ti apparirà il prossimo e tu sarai prossimo per gli altri. E questo esercizio ti aiuterà poco alla volta a riconoscere il prossimo, ti apparirà il prossimo, proprio perché non lo possiedi, ma lo ami, donando qualcosa. E l'amore è sempre un piccolo gesto, ma che fa sentire importanti. E non c'è nessuno che sia così povero da non poter dare qualcosa a chi sta peggio di lui. La seconda, lo sappiamo, è la preghiera. Entra nella stanza del tuo cuore. Chiuditi con Dio, da solo, senza diaframmi, cioè senza paura, e in piena intimità ascolta Gesù che ti parla e che ti ascolta. Farai fatica all'inizio, qualche volta anche dopo, ma chiudi sempre la porta del tuo cuore, poco alla volta sentirai tanto amore. I salmi, altre preghiere, i brani della scrittura che ci accompagnano ogni giorno in questo cammino della quaresima ti aiuteranno. Presenta al Signore le tue richieste e presenta anche quelle che ti uniscono a tanta sofferenza degli uomini, ad iniziare da quelle che conosci o che ti sono state affidate. Dalla stanza del tuo cuore, cioè la più profonda e tua che hai, uscirai per andare incontro agli altri, perché la preghiera ci aiuta a fare silenzio delle nostre parole, a staccare le connessioni per ascoltare Dio e quindi ci aiuta a trovare gli uomini. La terza disciplina della Quaresima è il digiuno. Serve per ricordarti e per ricordarci a noi tutti che non di solo pane vive l'uomo, che non sei un consumatore e che sei tu padrone di te stesso e non lo sono le abitudini, le dipendenze che spesso non hai il coraggio di chiamare tali. Io non ho mai visto un alcolista dire che è un alcolista, o l'istinto che regola la tua vita. Questo è il digiuno, riappropriarsi di sé e liberarsi da quelle abitudini, da quelle dipendenze, da quell'istinto che poi ti regola. Scopri che meno è di più
e che ci sono stili di vita che ci possono cambiare e ci rendono padroni di noi stessi, per esempio la sobrietà. Digiuna anche dai giudizi, dalle parole violente, dal lamentarsi, da quello che divide e allontana dal Signore e dai fratelli. E quanto è vero che il digiuno ci aiuta a riscoprire il valore di tutto quello che abbiamo. E non si digiuna un giorno, perché è una disciplina che chiede perseveranza. Se ci priviamo volontariamente di qualcosa, non è per disprezzare quelle cose, ma per scoprirla e sentirne la grazia che questa è per noi. Buon cammino della Quaresima. E aiutiamoci gli uni gli altri, con le parole e l'esempio. E le privazioni di questi giorni, gli appuntamenti cancellati, la mancanza, diventino ricerca, riscoperta, opportunità per essere davvero forti perché pieni di Dio e per scoprire dove siamo diretti, la bellezza della nostra vita che Dio vuole piena e che non finisca mai.